Pronto? Presidente De Cecco, buonasera e grazie per questo collegamento con ForzaPescara.tv. Buonasera, buonasera a tutti. Allora la possiamo chiamare presidente a pieno titolo dopo l'assemblea di oggi che ha respinto all'unanimità le dimissioni del CDA? No, 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 assolutamente no, la cosa non è cambiata, tutto è rimasto come nelle previsioni. Sono state respinte le dimissioni solamente per dare la possibilità ad un'assemblea ufficiale, quale sarà quella che si terrà il 30 giugno, credo che sia stato deciso, e in quella sede sarà nominato un nuovo consiglio e sarà nominato un nuovo presidente. Un nuovo consiglio sempre nell'ambito dei soci che ci sono e che tutti conoscete. Quindi è solamente un ricambio che è giusto che ci sia. Il vecchio consiglio forse era un po' stanco, ha fatto qualche erroruccio che poteva evitare, e quindi noi un po' ci riposiamo e diamo spazio ad altri che vogliono ricoprire queste cariche. Quindi niente, per il resto i tifosi devono stare sereni e tranquilli perché la squadra sarà regolarmente iscritta, sarà allestita una squadra sicuramente competitiva, perché i proprietari in fondo sono gli stessi di prima. Qualora dovessero arrivare delle altre persone che hanno intenzione di fare calcio a Pescara, che siano delle persone serie, potranno sicuramente in seguito prendere il nostro posto senza nessun problema. Quindi molta serenità, molta tranquillità. Noi abbiamo cercato di fare il meglio possibile, se non ci siamo riusciti, ci dispiace, ma l'abbiamo fatto con il cuore e con la passione. Per il resto, quelli che verranno dopo di noi sicuramente cercheranno di fare qualcosina in più. Quindi in bocca al lupo al futuro consiglio della Pescara Calcio, al futuro presidente, e speriamo di raggiungere traguardi ancora più ambiziosi. Vabbè, Presidente, quindi alla fine in sostanza cambierà poco, nel senso che questa società porterà avanti i progetti che c'erano prima. Questa Cambierà il società è CDA, chiusa. cambieranno le cariche, però il prosieguo della società ci sarà, insomma. Ma sicuramente questa società i proprietari rimarranno, al momento saranno gli stessi, non è che si possono cambiare i proprietari in 24 ore. Sì, ma. Abbiamo dato tutti la disponibilità di essere sostituiti sia nelle cariche e sia nella proprietà. Io stesso, come ho annunciato, sono disposto a farmi da parte perché così credo di aver capito che sia la volontà dei tifosi, di quelli importanti, quelli che contano, quelli per i quali io personalmente mi sono esposto e ho fatto tanto, e se come siamo noi non va bene, noi ci mettiamo da parte e diamo spazio ad altri. Io non vedo dove sia il problema, problemi non ce ne sono. No, perché si parlava di ridimensionamento nel caso in cui questo CDA, insomma, No, no, dimettendosi, no, si il pensi. ridimensionamento, poi i proprietari sono gli stessi, quindi non vedo Appunto. quale ridimensionamento ci potrebbe essere. La Ok. squadra sarà allestita, competitiva, sempre secondo le possibilità di questa società, che insomma sia ben chiaro, è una società che sta bene, però insomma non è che noi possiamo imitare la Sampdoria o il Brescia nel prossimo campionato, o forse il Bari, quello che lo diceva, però cercheremo di fare più o meno un campionato dignitoso come quello di quest'anno, insomma. Cercheranno loro, io sarò uno dei soci sponsor, quindi nella dirigenza non ci sarò, sarò sostituito da un altro, però non vedo quale sia il problema, vedo tutto questo rumore che si è creato, invece la farei molto più semplice. Invece per quanto riguarda il rapporto con la tifoseria, diciamo che il tempo poi darà le sue risposte. E, Ma il insomma, il tempo non deve rapporto. dire niente. La tifoseria benissimo, è stata brava, ha criticato perché ha ritenuto di dare una piccola critica, se si può chiamare, e niente, abbiamo accettato la critica, mettendoci da parte, cerchiamo di soddisfare le esigenze dei nostri tifosi che hanno fatto tanto, e che dire di più? Io non ho più parole per dire che cosa dobbiamo fare, se non riesco a No, capire Presidente, ma cosa. allora continua la trattativa per Abbruscato? Ma io non è che l'ho iniziata io ero presidente e parlavo direttamente con il Sì, nostro sì. direttore sportivo che stava portando avanti questa trattativa. Sì. Adesso ci sarà un nuovo presidente e ci parlerà lui, perché Ah. non è che ci possiamo parlare di niente. Appena sarà eletto un nuovo presidente, un nuovo consiglio, questo accadrà entro il 30 giugno, io credo che i responsabili del settore tecnico dovranno confrontarsi con i nuovi dirigenti e quindi con il nuovo presidente. È cambiato un presidente e qualche amministratore, ma in fondo non è cambiato nulla, insomma.
Quindi, Presidente, in conclusione, nessun colpo di mercato fino al 1 luglio. Ma non lo so, io questo il colpo di mercato lo faranno i nuovi. L'altro anno io sapevo colpo di mercato perché ero presidente, quando si è dovuto fare qualcosa io ero chiamato in prima persona. Adesso sarà chiamato il nuovo presidente e chiedetelo appena sarà eletto al nuovo presidente. Io sarò uno dei soci sostenitori e lo sarò per sempre, perché per me il Pescara ce l'ho nel cuore, come sapete tutti, quindi lo sosterrò per sempre fino alla fine. Poi per quanto riguarda la dirigenza, pensavo di durare un po' di più, ma pazienza, questo è un po' come la politica, si può durare un anno, due, tre, quattro. Io ho fatto per 3 anni il dirigente, adesso mi metto un po' a riposo, ma penso che sia in pieno diritto, credo di aver fatto benino quello che è stato fatto per il calcio a Pescara, non dico di aver preso 9, però neanche 3, diciamo che ho preso un 6 meno e mi tengo un 6 meno, che devo fare? Si viene promossi con il 6 meno a scuola, Presidente? Io mi sento promosso, perché in fondo mo non raccontiamo la solita storia che stanno tutti, la sappiamo tutti, quindi perché non dare un 6 meno ad un presidente che insieme ad una buona società ha portato il Pescara in Serie B e riesce anche ad esprimere un gioco, una squadra che in fondo qualche domenica diverte pure il pubblico. Io penso che sia nel nostro diritto dire che abbiamo fatto benino. Sicuramente si poteva fare meglio, però io ve lo ripeto, mi auguro che chi verrà dopo di noi a dirigere e a fare, a creare una squadra più competitiva lo faccia meglio. Io sono il primo a tifare sempre l'Adriatico e dire magari questa gara potesse andare più in alto possibile. Va bene, grazie.